Siamo insieme a Claudio del comitato Notav Terzo Valico di Arquata Scrivia. Oggi sta per terminare la prima giornata di campeggio contro gli espropri che avverranno nel quartiere di Moriassi. Qualche considerazione sulla giornata? Ma io credo che oggi, esattamente come è successo la settimana scorsa a Serravalle, questo movimento Notav Terzo Valico, composto da tante persone diverse, da giovani, anziani, donne e uomini, ha dimostrato per l'ennesima volta la sua grande generosità. Non era scontato che un lunedì mattina alle 7, in una giornata lavorativa, ci si trovasse in oltre 200 persone, e non era scontato che si riuscisse oggi ad Arquata Scrivia, come dire, ad impedire nuovamente tutti quanti gli espropri. Quello che è successo è stato quello che è successo negli ultimi due giorni di Serravalle, dove il COCIL non si è neppure presentato, sapendo che o si presentano con la forza pubblica e quindi o la politica decide l'utilizzo della forza pubblica in maniera massiccia, oppure non hanno speranze di eseguire gli espropri perché si trovano come sempre davanti centinaia di persone. Io credo che la giornata di oggi dimostri forse anche un dato in più. Oggi sono stati ben 4 i blocchi diversi che sono stati fatti qua a Moriassi, più un quinto blocco che è stato fatto a Campora, più un sesto blocco che è stato fatto a Serravalle più o meno all'altezza della Crenna. Cioè, questo significa che oggi c'erano 6 presidi formati da decine di persone, ripeto, di tutte le età, che hanno dimostrato per l'ennesima volta che quando la gente ci mette il cuore, magari prende dei giorni di ferie, magari non andrà in vacanza quest'estate, ma sa che lo sta facendo per una ragione che riguarda tutta quanta la comunità. Perché, come dire, l'abbiamo detto e continuiamo a ribadirlo, qua ad Arquata Scrivia questo paese verrà distrutto dalla costruzione del Terzo Valico, verrà distrutto il nostro acquedotto, verranno tagliate le falde acquifere, dovremo respirare l'amianto, e soprattutto non accettiamo questa arroganza della politica che pensa di poter decidere sulle teste delle persone che cosa deve essere giusto o meno per questo territorio. Di conseguenza, come dire, questa è la risposta, è sempre una risposta straordinaria, è sempre una risposta generosa. Ora ci apprestiamo ad affrontare altri 4 giorni di espropri qua ad Arquata, naturalmente proseguiremo con i blocchi come li abbiamo fatti oggi, con le balle di paglia, con i trattori, insomma con tutti gli strumenti che i contadini generosamente hanno messo a disposizione, perché qua una zona è una zona insomma vissuta, abitata principalmente da contadini. La cosa che diciamo è che noi siamo convinti, come dire, che questo movimento è destinato a fare molta strada, e lo capiamo perché in questo momento, per esempio, al presidio ci sono centinaia di persone, uomini, donne, bambini, e questo ci parla di quanto questo movimento ha saputo entrare in sintonia con le popolazioni locali e ha saputo costruire insieme alle popolazioni locali, che poi sono parte determinante ovviamente di questo movimento, un percorso che prova a ricostruire un meccanismo di democrazia dal basso. Basta con la casta, basta con il governo dei tecnici che pensano di poter decidere sulle teste della gente. La politica si fa qua, si fa nelle strade, nelle piazze, si fa nei blocchi, dove tutti quanti insieme si riscopre quanto sia bello stare insieme, condividere delle cose, condividere quella bottiglia d'acqua quando siamo a mezzogiorno col sole sopra le teste. E quindi niente, mi sento di dire, ovviamente senza enfatizzare mai niente, ma anche semmai ragionando sulle debolezze che abbiamo messo in campo, e certamente ci sono anche quelle, non vogliamo ovviamente nasconderle, che boh, il cammino che abbiamo iniziato 6 mesi fa quando ci siamo rimessi in moto è un cammino che sta dando degli ottimi risultati. E come dire, qua non si arrende nessuno, come abbiamo scritto nel nostro striscione del comitato d'Arquata, a quei del quoto che gaman e la sai indò, che vuol dire a quelli di Arquata date la mano, ma poi è meglio che andate, perché gli arquatesi non vogliono gente che gli crea delle grane, e gli arquatesi sono pronti a difendere la loro terra.